Eh sì, sembra proprio un'impresa impossibile fare gol direttamente da calcio d'angolo. In più, immaginate la presenza di un portiere lì apposta per parare, di difensori e di attaccanti ad ostruire ulteriormente la visuale. Appare veramente qualcosa di infattibile. E sarà probabilmente per questo che il grande Edoardo Galeano, nel suo Splendori e miserie del gioco del calcio, ha scritto che ogni volta che viene segnato un gol direttamente da corner senza intermediari, il pubblico lo celebra, ma in realtà non ci crede. Eppure c'è chi l'ha fatto. Messi e Ronaldo, ad esempio, no. Maradona e Pelé, sì. Il gol segnato direttamente da calcio d'angolo viene definito gol olimpico, un nome che si sono inventati ovviamente in Sud America nel 1924. Perché? La FIFA lo aveva appena legalizzato da 3 mesi e poche settimane prima l'Uruguay aveva compiuto la prima delle tante straordinarie imprese della sua storia calcistica. Aveva vinto a Parigi il torneo olimpico, che ai tempi valeva come un mondiale, semplicemente perché il mondiale non l'avevano ancora inventato. Tornato dall'Europa, l'Uruguay fu invitato dai vicini dell'Argentina a giocare una partita a Buenos Aires, una partita celebrativa un po' per celebrare appunto l'impresa dei cugini rioplatensi, molto di più per dimostrare che l'Argentina era comunque più forte dell'Uruguay. E l'Argentina effettivamente quella partita la vinse grazie a un gol della mezzala Cesáreo Bonsari. Un gol segnato direttamente da calcio d'angolo. È il primo documentato nella storia del calcio e Onsari ha passato il resto della propria vita a giurare di averlo fatto apposta. È un'arte sudamericana quella del gol olimpico, ha interpreti svariati, uno su tutti, uno dei principali, sicuramente un uruguagio, il Chino Recoba, che ha segnato gol in tutti i modi, da tutte le posizioni, specialmente dalla bandierina del calcio d'angolo, fino alla fine della sua carriera, anche a 38 anni, con la maglia del Nacional Montevideo, ne ha regalato uno dei più belli in assoluto in una partita casalinga contro i Wanderers. Parlando di sudamericani, Diego Armando Maradona. Maradona l'ha segnato un gol olimpico con la maglia del Napoli contro la Lazio, straordinario. Ma anche l'altro che si può paragonare a Diego come amore e devozione per la gente del Boca Juniors lo ha fatto. Stiamo parlando ovviamente del mudo Juan Román Riquelme. Riquelme è uno dei due unici giocatori ad aver fatto 2 gol olimpici nella Liga Spagnola di questo secolo. L'altro è Markel Susaeta, leggenda vivente dell'Athletic Bilbao, un giocatore fantastico, ancora in attività, del quale si parla un po' troppo poco, anche dalle sue parti. C'è chi ne ha fatto una specialità, c'è chi ne ha segnato uno in tutta la propria vita e poi ha passato il resto a raccontarla. C'è anche chi ha esportato il gol olimpico, come David Beckham o Titi Henry, grandissimi campioni che nel finale delle loro carriere sono andati a presentare questo gesto tecnico al pubblico del soccer, nella MLS. Ma neanche piedi raffinati come loro, neanche teste così evolute avrebbero potuto pensare o immaginare quello che hanno fatto un altro paio di sudamericani, ovvero un gol olimpico di esterno. Andate a vedervi quello che segna Roberto Carlos con la maglia del Corinthians in una partita di campionato brasiliano del 2011. Poi magari andate a vedervi anche quello segnato dal peruviano Lobaton in uno Sporting Cristal Cienciano. Sembra il gesto più facile del mondo, una naturalezza estrema. Però ci vogliono quei piedi lì, quella testa lì, quel cuore lì. Sicuramente i sudamericani e gli slavi, che poi sono indiscutibilmente i sudamericani d'Europa, come Mihajlovic e Petkovic, sono gli artisti più riconosciuti di questo gesto. Però noi in Italia abbiamo un record, perché solo nella nostra Serie A si sono segnati 2 gol olimpici in 3 minuti. Bologna-Fiorentina, stadio d'Allara, febbraio del 2018, minuto numero 41. Feretout, dalla bandierina, mette il pallone perfettamente sul secondo palo. Mirante non è impeccabile, ma non dobbiamo guardare all'errore quando ammiriamo questo tipo di gesti. Il primo ad accorgersi dell'impresa fu Capitan Astori, il primo, il più reattivo, che alzò le braccia al cielo per celebrare il suo compagno in quella che risulta essere la quart'ultima partita della sua carriera prima di diventare un eterno mito viola. 3 minuti dopo, dall'altra parte, dalla bandierina, ci va Eric Pulgar, un uruguagio. Cosa ve lo dico a fare? E anche lui riesce nell'impresa, infila sul primo palo sportiello che pasticcia un po'. 2 gol olimpici in 3 minuti. Questa ce la invidiano dappertutto. Dalle nostre parti è comunque presente il gol olimpico nella storia, ne ha segnato uno bacio celeberrimo con la maglia del Brescia, ma se parliamo
di gol olimpici dobbiamo per forza citare Palanca, baffuta leggenda del Catanzaro che con il suo piede numero 36, qua entriamo più nel campo della leggenda che della storia, pare ne abbia segnati più di 10. In ogni caso è diventato un mito assoluto di una città intera. È veramente qualcosa di incredibile, come diceva Galeano, un gesto che trascende la normalità ma non è neanche così infrequente. Pensate a Charlie Mulgrew, difensore scozzese del Blackburn, nella fantastica Championship inglese. Lo ha già fatto 3 volte quest'anno, perché il calcio è così, ti propone delle cose incredibili, ma se vai a cercarle nei posti giusti, le trovi anche piuttosto spesso. Avete visto? Non è mica così difficile.